Oh! Ok, siamo partiti benissimo. Allora, ragazzi, sapete quando è caldo che non ce la fai per arrestare a casa, che hai una voglia di accendere l'aria condizionata, mettere 50 ventilatori in ogni stanza? Che... Cioè, avete capito? Ecco, io sto provando questa sensazione, ragazzi. In camera mia si muore di caldo, ragazzi. Infatti adesso stavo bevendo l'acqua che non è nemmeno fredda e sti cavoli. Ok. Ok, ragazzi. Abbiamo fatto un intro fantastico. Ok. A parte anche i telefoni che cascano, ma vabbè. Ciao a tutti, sono sempre io, Eva Lepicello, e oggi siamo in un nuovo video. Allora, oggi, come avete già letto il titolo, andremo a recensire la cosa più bella. La faccio per prima, non so perché, vabbè, a casa. Oggi andiamo a recensire il Fluffy Slime! No, slime, scherzando. Gli schifi lo Fluffy Beats! Cioè quello con le perle, ragazzi, che è uscito da tanto tempo. E perché l'ho preso adesso? Perché... Vabbè. Ti staresti fermo? No, non sta fermo. Vabbè. Ok, ragazzi, oggi siamo qui per recensire questo e anche un'altra sorpresa che, vabbè, lo sapete già, però ve lo farò vedere dopo. Oggi andiamo a recensire lo Skiffydoll. Recensire, come cavolo parlo, vabbè. Oggi andiamo a recensire lo Skiffydoll Fluffy Beats. Che, allora, è a gusto, cioè, il profumo è panna fragola. C'è scritto qui. E sì. E qui sotto invece c'è scritto glitter e microperle di slime. E ok, qui fin qui ci siamo. Dopo, vabbè, niente. Qui c'è scritto sempre Skiffydoll Fluffy Beats. E vabbè. Ok, andiamo ad aprirlo perché non vedo l'ora di aprirlo assolutamente. Di sicuro sarò l'ultima che ha preso sta cosa, ma vabbè. Andiamo ora ad aprirlo subito. Allora, ci vediamo quando l'ho aperto, perché sennò questo video dura tantissimo. Allora, ragazzi, levata la carta, andiamo ad aprirlo. Se ce la faccio, non voglio chiamare mia madre solo per una stupida sciocchezza, quindi ok. Forse non è proprio una sciocchezza. Oh, Madonna. Ok, ragazzi, ci sono riuscita. Per riaprire sta roba ho usato una forchetta, perché con il caldo mia madre ha detto che con il caldo dopo si attacca. E andiamo ad aprire. Oh. Allora, ragazzi, come ho sentito, dentro c'è la colla. E ok, adesso ci penso. Madonna, si è visto che c'è la colla. Ok, si è attaccata tutta. Facciamo macelli in camera mia, ok. Che bello, ragazzi! Non ti stressa assoluto. Grazie, che bello. No, 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 vabbè, adesso lo voglio tirare fuori se ci riesco. No, ragazzi, è bellissimo. Scoppietta pure. Infatti, cioè no, perché ci sono le perle. Oh, tutto appiccicoso. Ok, ragazzi. Ah! Ok. Prima bisogna modellarlo, poi non sarà più appiccicoso. Già farò? Mamma mia. Con tutto questo devo sporcare tutta la telecamera, vabbè. Comunque, eccolo qui, non l'ho levato proprio tutto e sentite. C'è uno scoppietto, però è tutto appiccicoso, forse perché piano, perché bisogna un po' modellarlo, perché adesso c'è la colla, piano piano dovrebbe attaccarsi. Sì, forse. Ok. E no, perché la mia amica l'aveva, solo che non era tutto appiccicoso così. Mi vado a lavare le mani! Aspettate! Allora, ragazzi. Ma c'è troppa colla, quanta ce ne hanno messa? Se. Forse anche troppa. Ok. Bene, cos'è? Ah! Ok, mi si sta appiccicando tutta, ragazzi. Ok.
Ragazzi, provo a levarla tutta e poi vi faccio vedere. Sì, ce la faccio. Allora, ragazzi, questo era il fluffy slime con le perle. Che eccolo. Ed è molto bello. Sì, solo che ti attacca tutto. Vabbè, scrivetemi sotto i commenti come posso fare per non attaccarlo tutto. Sì, perché ho fatto un casino sulla mia scrivania. E va bene, aiuto. Adesso vado a ripulire tutto che devo farvi vedere le altre cose. Va bene, adesso passiamo alla prossima cosa. Yeah, che è anche l'ultima. Ah, ragazzi, mi sono scordata l'ultima cosa prima di finire l'altro. No, prima di farvi vedere l'altra cosa. Profuma. Profuma veramente di panna e fragola. Cioè, è buonissimo. È un odore buonissimo, ragazzi. Va bene. Passiamo alla prossima cosa. Bene, ragazzi, adesso l'ultima cosa che avete, come ho già detto prima, avete letto il titolo e sapete cosa andiamo ad aprire. Andiamo ad aprire il fidget spinner. Sì, io ho preso un altro fidget spinner, quindi con questo sono... Ah, sono ben 7 fidget spinner. Ne ho 7, ragazzi, 7. E questo colore non ce l'ho. Cioè, blu, non ce l'ho. Come c'è scritto, l'ho preso acqua e sapone. Qui sopra c'è scritto acqua e sapone. Che te li regalava in pratica. Si illuminano al buio, ragazzi. Ecco perché era trasparente qui. Si illumina al buio. No, no, dopo andiamo assolutamente a provare, ragazzi. È dagli 8 anni in su. E qui c'è la cipolla. Che ti dice che... meno di 3 anni si può usarlo. E ok, andiamo ad aprire. Dunque, solamente devo provarla sta cosa che si illumina al buio. Cioè, io non me l'aspettavo che si illuminasse al buio. Prendiamo le forbici dal mio bel sastuccio di scuola perché non ci vogliono andare in cucina a prendere le forbici. Usiamo quelle. Aiuto. Sì, va bene, facciamo un bordello. Ovviamente l'astuccio sempre di My Little Pony. Ok. No, solamente... io non pensavo che si illuminasse al buio. Non l'avevo visto dietro che c'era scritto che si illumina al buio. Eccoci qui con il nostro fidget spinner. Le forbici mettiamole qui. La carta la mettiamo qui. Ok, eccolo qua. Proviamolo. Infatti è tutto... che bello. Ok, ho fatto un casino, ragazzi. Mai avvicinare un fidget spinner vicino al telefono, mai, perché vi farà questa cosa che è successo a me. Ok, ci risiamo. Ecco il nostro fidget spinner che va velocissimo. E vabbè. E adesso proviamo nel buio. Spero che dica la verità. Ragazzi, non so quanto potrebbe essere vera questa cosa, però facciamo il più buio possibile. E già non si sta illuminando, ragazzi. Ah! Ragazzi, un po' si sta illuminando. Voi non lo vedete, ma si sta illuminando per davvero. Voi non lo vedete, ma si sta illuminando, ragazzi. Che figata! Bene, ragazzi, comunque abbiamo scoperto che questo fidget spinner si illumina. Ok, questo video è finito. Che bello. Quindi ho 5 fidget spinner normalissimi. Uno che ha le lucine e un altro che si illumina al buio. Bello. Ok, ragazzi. Può concludere qui questo episodio. Comunque, alla fine ho risolto con lo slime perché in pratica questo pezzettino che ho fatto adesso il fidget spinner l'ho fatto in pratica quello dello slime l'avevo fatto ieri che questo invece l'ho fatto oggi quindi ok bene allora seguitemi anche su Sketch cioè mi seguite qui su YouTube mi seguite anche su Sketch perché adesso Sketch ho appena iniziato dei minuti fa ho mandato una foto su Sketch.
E niente, seguitemi anche lì. E niente ragazzi, ah comunque, la intro che avete visto adesso, prima ancora, all'inizio del video, in pratica è la mia nuova intro, vi spiego. La intro che avevo prima la uso, quella che ho messo adesso la uso per quando faccio video, che sono qui, che ne so, cose tipo questi, poi serie review, recensioni, queste cose qui, oppure video normali, fanni video, avete capito? Oppure, invece quella lì che cioè, usavo prima, la uso per quando faccio i vlog, tipo faccio i vlog, queste cose qui, faccio i vlog, il challenge. Ok, avete capito? Perché visto che quella lì che ho messo adesso è grazie a, cioè me l'ha fatta Michan, grazie Michan, che pure lei ha un canale che si chiama Michan Channel Milano, che la saluto tantissimo. Ciao, ciao Nico. E niente. E ho salutato Nicole e niente. Seguite il suo canale perché è veramente bravissima, la adoro tantissimo. E niente ragazzi, come ho già detto, seguitemi su Sketch, che mi chiamo Emily Picciannellove come al solito. E niente, quindi se il video vi è piaciuto come al solito mettete like, se non siete iscritti iscrivetevi a questo canale e ciao!